Allora, se non è interessante, no, quando un politico parla, soprattutto le cose private sono interessanti. Fabio, provincia di Palermo, dai. È uscito, dai, nessuno gliel'ha rubato. Dai, Fabio, provincia di Palermo. Mi senti, Giuseppe? Dimmi. Allora, io volevo intervenire sulla prostituzione, posso? Sì, come no? La sessualità è mossa dal desiderio, sia nell'uomo che nella donna. E su questo tu e Parenzo avete una posizione simile, perché considerate due adulti consenzienti, moralmente possono fare quello che vogliono senza che nessuno debba interferire sulle loro scelte. Sulla prostituzione invece andate in conflitto, perché sulla prostituzione non si parla di sessualità, si parla di sessualità scambiando soldi. Ora c'è una hai detto una cosa abbastanza scontata, amico mio, cioè che nella prostituzione ci sono di mezzi quattrini, grazie al cazzo. Dunque no, non volevo dire questo. Fare il ministro degli esteri. Sto andando al sodo. Mi ha interrotto, ma sto andando al sodo. Non t'ho interrotto. Che cosa succede? Che la prostituta nella maggior parte delle ipotesi, al 99,99%, la persona con la quale ha l'approccio sessuale gli fa schifo. Ma chi te l'ha detto? Pagnoncelli. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto lo sto dicendo io. Lo dice l'Ipsos. Che ne sai? Chi lo sostiene? Scusa. Il metro di giudizio è la tua esperienza sessuale. Vabbè, Fabio, però io voglio capire una cosa. Secondo te... Avrai provato nella tua vita schifo qualche volta dopo che hai fatto sesso? Beh, schifo proprio. Io a volte anche durante. Ecco. Ora. È vero, sì, a volte anche prima. Il mestiere della prostituta è quello di prendere per il culo il cliente. Anche in alcune volte sì, facendo finta di essere contenta. Alcune volte, sempre. Sì. Ma non è detto. Guarda, più tardi magari chiamiamo una persona che è felice di fare la puttana. Perché se tu non consideri questo elemento, vuol dire che consideri la donna un oggetto. Ma lei è mai stato a puttane, scusi? Io no. E allora come fa a dirlo? Ma io non ho capito dove porta. Ho fatto diciamo molte esperienze sessuali pur non andando a pagamento. Scusami Fabio, in che senso? Scusa, non ho capito. Ho fatto sesso non andando a pagamento. Vabbè, questo grazie. Vabbè. Cioè, però lei come fa a parlare? Di cosa provano le prostitute? Il punto essenziale di questo discorso è che le persone. Ma lei parla, per sentito dire di andare a buttane, la maggior parte sono coglioni che fanno schifo alle buttane, mentre c'è un'altra parte che è pericolosa perché percepisce la mancanza di desiderio della donna e questo lo eccita, cioè è lo stesso meccanismo dello stupro. Addirittura. Lo stesso, preciso identico, se tu sai che la donna percepisci che la donna non ha desiderio e ti arrabbi per questo, vuol dire che sei un potenziale stupratore. Cioè, tu stai dicendo che potrebbe essere vero, non è un rimedio, non è una festa da celebrare alla tua trasmissione. Come no? È il male, la prostituzione è il male, dice Fabio dalla provincia, perché non è mai andato a prostitute, però questo qua non è una... Quindi come parla dire? Per sentito di... Vabbè, questo tutta, però non c'entra, tutta congettura. Dai. Vabbè, ma che c'entra, dai, non è uno... Un'analisi dovrebbe sottoporla a uno psicanalista. Sì, a Meluzzi, potremmo chiamare Meluzzi e interrogarlo su questa cosa. Sessuali. Non c'è bisogno di andare a prostitute. Io l'altra volta ti ho fatto un esempio. Allora, se una persona venisse da te con i soldi per fare sesso con te, a te... Nel 99,99% dei casi ti farebbe schifo. No, dipende, 200.000 per il culo una volta li ho offerti nessuno me li ha dati. Purtroppo F-Ball avrebbe potuto offrirli. Una battuta, però ti farebbe schifo, questa è la realtà. Ma che c'entra, mica faccio la prostituta. Guarda, ci sono la signora Susanna della Salaria mi sta mandando dei messaggi. Innanzitutto digli a questo signore che non ha mai provato me. Primo, dunque non è una puttana infelice. La mitica mignotta in bicicletta. Esatto, da me vengono tutti quanti belli, belli tosti, belli, belli arrapati, e poi lei non ha la sensazione di trovarsi di fronte a un serial killer, come dici tu. Cioè, l'analisi che tu hai fatto di un puttaniere, di chi va a prostituta,
ritenute come di un potenziale serial killer, di un potenziale stupratore, mi sembra una cosa folle. Poi chi se ne frega? Cioè, chi se ne frega? È vero che ci sono casi di ammazzamenti di prostitute, come succede però purtroppo in tanti ambiti della vita. Penso. Per cui di che parliamo? Chi se ne frega se uno in testa c'ha il fatto di stuprare o di, cioè, no, c'ha in testa una roba per eccitarsi? Non ce ne frega niente, non è questo il punto. Cioè, la prostituta sa benissimo, soprattutto quella di strada, quali pericoli corre. Ma lui parla di chi fa l'atto. Quindi ho capito questo che è il momento sbagliato. È il momento. Esatto. Nell'ipotesi sei cattivo perché fai un uso dell'altra, delle persone dell'altro sesso, sì, per consumo soltanto. È e non male. Capisci che questa è una schifezza. Tu non rispetti Bravo. Le donne. Ma non dire cazzate. Per consumo, cazzate. Ma io le rispetto. Ma chi non le rispette? Ma chi non le rispetta? Se vuoi intervengo pure sul Napoli. Ma chi non le rispetta? Interessante il punto di vista. Ma chi non le rispetta? Chi non le rispetta? Chi va a prostitute in quel ma modo? Ma che vuol dire non le rispetta? Ha ragione. Ma no, dice tu di me. Non le rispetti perché io... fai finta di celebrare una festa che è una mortificazione della donna. Fabio dalla provincia di Palermo. E se vuoi intervengo pure su Napoli. Aspetta un attimo, aspetta lì che sei buono. Però una che si fa baciare da Cruciani potrebbe farsi baciare anche da me. Almeno io mi lavo evidentemente. Allora, ragazzi, siamo in collegamento. Siete quattro froci. No, froci, no. Siamo in collegamento con Fabio da Palermo, che dice che quelli che vanno a puttane sono tutti dei potenziali stupratori, serial killer o non so che altro. Giusto, Fabio? Che dice che la prostituzione è il male. È il male. È un ragionamento che va affrontato, secondo me. È il male. Che non dice... l'ho detto tutti. Ma e poi hai detto un'altra cosa, che le puttane non sono felici. Al comunque, 99%. Fingono. No, le puttane possono pure essere felici. Bisogna vedere qual è il livello della loro sensibilità a secondo dei soldi che comunque, fanno. Comunque, guarda, c'è qui Susanna della Salaria, la nostra amica, che ti vuole mandare a fare in culo. Ma perché stai amica, ma la tua amica si fa la pubblicità con te. Ma che mi deve mandare a fare in culo la tua amica? Se ti vanno 5-6 uomini sudati, sporchi, che non gli piacciono, mi deve convincere che lei è nella gioia a fare sesso con loro. Certo. È ridicolo. Certo che si fa solo pubblicità. Ma che c'è tra pubblicità? Ma racconta la verità. Ma vai a cagare. Sei una star nella prostituzione. Stai zitto, falla parlare, che lei non ha bisogno di avere pubblicità. Ciao Susanna, ti abbraccio innanzitutto. Abbraccio. Ciao tesoro, come stai? Buonasera signora. Buonasera. Ciao Parenzo. Buonasera signora. Buonasera. Allora, prima di affrontare i tuoi problemi, Susanna, ma che sta di sto stronzo? Diglielo tu, Fabio. Qui abbiamo un esempio di puttana felice che soffre a non avere clienti, ma altro prima che cosa, alla quale non hai dato neanche un euro tu. Manco un euro. Gli hai dato la signora. Dice che non no, dico, Cruciani non ha dato neanche un euro per la tua causa. Ma non è fatto vero. Tutto ma il no, cinema. Ma non credo. No, te lo giuro. Ma no, l'ho promossa io la colletta. Che ma cazzo dici? Sì, ma tu di tuo non hai dato niente. Io ho dato 50 euro. Tu non hai dato niente. Ma che 5? Sì. Vai avanti, Susanna. Parenza, rispondi. È stato grandissimo. Rispondi a Fabio. No, rispondi a risposto e io ricambio con un vaffanculo. Lei non deve dire queste cose perché io lavoro con la passione. Io amo quello che faccio. Bugiarda. Io mi scelgo i clienti. Bugiarda. Io non ho puzzolenti perché Bugiarda. Io mi scelgo i clienti belli, profumati e con un bel cazzo duro. Quanti te ne fai al giorno? E li mangio, li divoro. Quanti te ne fai al giorno? Ma dipende, tanti. Tanti. Anche in questo periodo. Io sono molto ricercata perché lavoro con la voglia, con la felicità. Io amo i miei clienti. Dammi un numero, una media. Ma che te ne frega? Una media. Ma da 10 in su. Tu devi fare il confronto. Dammi una media. Da 10 in su. In su può essere tanto. E tu desideri tutti e 10 che ti fai? Ok. Tu desideri tutti e 10 che ti fai? Sì, io li adoro i miei clienti. Sono tutti innamorati. Le cose sono due. O sei una bugiarda. Io mi dono tutta. Io mi dono tutta. Da corpo tu sei anima. Una bugiarda e hai agganciato Cruciani allora, che ti aiuta a fare soldi. Ma veramente è il contrario. Ma io stavo già sulla Salaria da parecchi anni. È il contrario. Ma lui ti ha fatto pubblicità. Tu ma sei un'azienda, vendi un prodotto. Quindi fai favoreggiamento, Cruciani. Guardi che io lavoravo già tantissimo prima di Cruciani. Io lavoravo già tantissimo. Perché vendi un prodotto e Cruciani ti ha fatto pubblicità. E ha smesso pubblicità se mi hanno cercato e sei
sei una bugiarda. Dovresti riconoscere che ti fanno schifo. Aspetta, aspetta. Aspetta, Fabio, Fabio, stai a ascoltare. Che cos'è che dovrebbe provare? Scusami. Prova un pompino mio fatto con l'anima. Hai capito? Con il mio corpo dato con l'anima. Capito, Fabio? E poi dopo cambi idea. Ma si parlava anche del culo, Susanna. Ma del culo, certo. Certo. Non hai nessun'altra capacità. Quindi. Ma che ne sai della sua vita? Che ne sai della sua vita? Che ne sai? È quello di prostituirti e far finta che ti piace. Sei una poveraccia vittima di te stessa. Mi dispiace per te. Vittima. Querelano, querelano, Susanna. Ballerina e mi è sempre piaciuto il pisello. Questa è la vita. Non puoi ballare più e hai continuato così la tua carriera. Per vivere. Ma non ti aspetta, questo. Fermi tutti, Susanna, scusami, Fabio, ma non ti vergogni a trattare così una persona che passa le sue giornate cercando di portare, stai zitto un attimo, stai zitto, cercando di portare a mandarle quattro energumeni. Ma chi? Quattro energumeni chi? A sponsorizzare questa azienda. Ma allora ci vanno lo stesso. Questa è una poveraccia che ma poveraccio sarai tu, poveraccio. Il suo corpo per mangiare. Sei tu che te devi vergognare, non vai, io. Vai, ciao, vai a fare in culo, vai, ciao Fabio, ciao, ciao. Allora, concluso questo scontro con Fabio dalla provincia di Palermo, cara Susanna, mi devi dire una cosa. Beh, è uno scontro vero tra due visioni diverse del mondo. Ma questo qua è malato, guarda. Scusami, Susanna, guarda. Allora, che ti è successo? Nell'ordine, l'abbiamo raccontato. Questo è uno che odia le puttane, te lo dico vero, io. Sì, assolutamente. È lui che farebbe del male alle puttane, non... Bravo, non è lui per male, primo. Mai, quello male. Allora, scusami, Susanna, innanzitutto chiariamo una cosa. Ti è successo, me l'hanno anche raccontato quasi in diretta, praticamente un incidente gravissimo in cui ti sei rotto le costole. Guarda, ma mi è successo di tutto ultimamente. Un incidente bruttissimo con una moto. Con un mio amico che mi portava e guarda, è stato un incidente bruttissimo, violentissimo. Io mi sono salvata perché mi alleno tanto, faccio moltissimo sport, quindi ho il corpo molto allenato, forse non sono caduta. È stata No, è stato un brutto tamponamento, quindi, Susanna. Sì, 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 lui ha fatto un'impennata e siamo andati a finire per terra e lui ha perso una gamba. Colpa sua, colpa io, sua. Sì, certo, perché ha accelerato, ha impennato la moto si è sbilanciata a quindi sinistra. Quindi da soli, senza essere tamponati da nessuno. No, senza essere tamponati. Urca. Ha perso la gamba? Ha perso la gamba? Lui sì, lui sì, lui sì. Perché gli è andato tutto il peso sopra e io sono scappata quando ho visto questa gamba spezzata, mi sono sentita male, sono cercato di andare, poi sono crollata per terra, ma ho avuto tanta gente vicino che mi ha tenuto la mano perché tremavo, quattro costole rotte, una gamba tutta contusa, lesionata. Sì. Una paura. Però per un periodo dopo questo incidente, ecco, poi aspetta. Torno a casa e mia madre che si rompe il bacino, quindi ricoverata d'urgenza, quindi un altro spavento enorme. Poi cosa faccio? Rimango a casa perché non potevo muovermi così e poi ovviamente sempre questo salario che mi manca perché non ce la facevo. Sabato piano piano, una settimana dopo, prendo la biciclettina, vado a vedere e trovo il mio rifugio e la mia baracca tutto incendiato, non c'è rimasto più niente. Ma chi l'ha incendiata sta baracca? Non si è saputo. Guarda, secondo te? Guarda, ma un caso oppure gente che ha paura di te, c'è paura, che ha paura. Sicuramente qualcuno che mi odia, qualcuno che ha detto "Senti, hai rotto il cazzo, lavori sempre". Lavori più delle altre. Tanti anni che sei qua. C'è il magnaccia di qualcuno. Sicuramente qualche puttana che mi odia seriamente, capito? Roba incredibile. Senti, poi comunque sono anche quelli della CEA, perché io ho lavorato adesso non possiamo anni. Dire la CEA. Adesso non possiamo dire questi della CEA. No, nel senso, sono gente che so che mi odiano tanto, che lavorano là vicino. Vabbè, ma non possiamo dire niente perché congetture. Dico che sono stati loro, però appunto, non insomma, c'ho dei sospetti. Vabbè, senti, a parte questo, che è una cosa gravissima e spero che qualcuno ti aiuti a ricostruire questa baracca, che è il luogo del tuo lavoro. In questi baracca tempi abusiva di... peraltro. Una baracchetta, insomma, camper. Figuriamoci. Sì. Io avevo messo sopra un tetto, due teli. Sì, poverina, no, certo, ma io figuriamoci, io non è che sono contro gli abusivi, Cruciani che è contro le cose. Ma io pure so, ma io sono.
sacchetta con due pezzi di plastica. Ma io infatti non dico nulla, infatti io dico certo. Ma io sono contro gli abusivi, ma non questo abusivismo che in un campo. Ma non diceva niente nessuno, sono venuti a vedere tutti. Ma era in un campo poi, era un campo, non è che ha costruito. Ma uno spazio di terra vicino al terreno. Sì, ma non è che si è fatto un appartamento. Ma il terreno è pubblico o privato? Ma sarà pubblico? No, no, privato, no, 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 non è privato, no, è abbandonato. Ragazzi, ma non è che si è fatta. No, capito, ma per, io lo dico per te, io figurati, io per me una persona così non è che si è fatta questo piccolo rifugio, è un abusivismo, è un abusivismo aggravato se è su terreno demaniale. No, senti, no, però voglio sapere una cosa. È un pezzo di terra prima di arrivare al Tevere. Ma certo. Sì, dai ragazzi, dai. Ma io a me lo dici, figurati. Io. Susanna, se scusa. Il pecoraro con le pecore. Scusami Susanna, però qui poi la situazione è questa. È arrivato poi pure il coronavirus. Cioè questo è il punto. È arrivato pure il coronavirus. Quindi io ho capito dall'incidente dal 16 che non lavoro più. 16 febbraio. Cioè, ti rendi conto come sto? Dal 16 febbraio non lavori più. E come ho provato, ma non niente, cioè, sono troppo dolorante. E poi, i clienti zero. Praticamente in questo periodo. I clienti mi hanno cercato qualcuno, ma io gli ho detto che sto male fra le costole rotte e gira il coronavirus, io ho paura. Infatti tutti quanti poi, perché mi vogliono bene, mi hanno chiamato come stai, abbiamo come saputo stai? L'incidente. Ma tu senza però clienti come stai? Proposto, andiamo a scopare, nessuno, c'hanno paura. No? Certo, ma tu senza clienti come stai? Questo è il male. Punto. Male. Vedi, cioè senza clienti sta male non solo per i soldi che poi avrei messo da parte un po' di soldi. Ma io sono abituata a farlo 10 volte al giorno da 8 anni, cioè adesso mi ritrovo senza nessuno, ma guarda che cioè, sono 24.000 volte contando i fermi pesca, no, per cui guarda, sono tanti, è tanta roba. È minimo, ma è molto di più. Cioè tu senza questa gente addosso, senza questi clienti addosso un po' ti senti male. Loro mi fanno le carezze, però, scusi, loro mi baciano, scusi, posso dirle Susanna, cioè, Susanna. Io faccio l'amore ogni volta. Benissimo, Susanna, questo però che non capisce però, quel Susanna, coglione lì. Susanna, posso. Allora, 10 volte al giorno per 8 anni, sono 24.000 volte. Tu sei appassionato a questa a cosa. 50 qua. Euro a botta, a 50 euro a botta è 1.240.000 euro. Dove cazzo li ha spesi quei soldi? No, non credo di aver guadagnato queste cifre. Fermala, fermi ragazzi, adesso torno, resta lì Susanna, resta. No, ma video con descrizione audio cos'è? E sottotitoli perché sottotitoli? Allora io voglio abbracciare Susanna che ci ha raccontato amore il momento che sta vivendo la nostra amica, la prostituta con la bicicletta sulla Salaria. Spero che tu possa tornare dai tuoi clienti. Madonna, speriamo che va via questo video. Ma cioè, scusa, quello ancora mi sembra complicato. Susanna, che... visto che lei non fa più quell'attività ginnica della sì, Susanna, amore mio, ma visto che non vai più in bicicletta, il culo si è un po' afflosciato, che ce l'avevi durissimo l'ultima volta che ti ho visto a Roma. Mamma mia, infatti, mamma devo ricominciare al più presto gli allenamenti perché ero arrivata a 60 km ogni mattina. Comunque, se questo coronavirus resta come sembra incombente, ma come si fa? Lo so. Ma quello ieri diceva che non si può fare neanche la pompa. Sembra che allora sia un pericolo. Sembra che questa è la cosa più bella. Esatto. Allora, siccome sembra che le cose si possano prolungare, no, anche i baci veramente. Ecco, tu baci io pure. Non so non baciare. Appunto, io sì. Tu baci, io allora, le carezze, baci. Appunto, Susanna, io dico che tu dovresti avere un piano B, se non addirittura un piano C. No. E come fai? Ormai la Salaria, se la gente non si presenta sul lavoro, lì, dovrebbe trovare sul lavoro, non come faccio questo? A lavorare apri un sito. Apri un sito. No, a casa ma non lavorare, può. No, io ti parlo dell'atto sessuale, come faccio? Come si fa a lavorare distaccati? Come si fa? Lo farai cominciare a fare i pompini coperti. Sei come i calciatori. Sei come i calciatori, sei infortunata. Quello, sei infortunata. Io lo desidero il mio maschio, lo desidero, lo adoro, lo devo accarezzare, abbracciare, sentire. Magari cioè, fa la cameriera da qualche parte. Per qualche Ma ormai è abituata a fare la prostituta che ma fa la cameriera. Guarda, ma sì, io guarda che sono anche una ragazza di lavori. Certo. Io ho lavorato sempre, Io vabbè. Ho fatto tanti lavori normali. Vabbè, ti abbraccio Susanna, a presto. Ciao tesoro. Ciao, sentiamoci tesoro, presto. Ti ringrazio tantissimo. Un bacio grande. Arrivederci, ciao Parenzio. Allora, Francesco dalla provincia di Perugia, dai, avanti tutto. Intanto il governo ha chiesto alla Serie A.